Ciao a tutti e bentornati alla rubrica Ponti. Oggi voglio inaugurare con voi una piccola deviazione di percorso che ho deciso di chiamare Colori a portata di zona. In breve, si tratta di un semplice consiglio di lettura ispirato ai colori delle regioni italiane in questo periodo di pandemia. Le condizioni sono semplicissime. Il testo consigliato dovrà contenere o nel titolo il colore della regione, oppure qualcosa che rimandi esplicitamente ad esso. Come tutti sicuramente saprete, le nostre regioni hanno iniziato a colorarsi in seguito al DPCM dello scorso 3 di novembre, entrato in vigore il successivo 6 di novembre, e che sostanzialmente ha introdotto la suddivisione per zone in fasce di colore corrispondenti ai diversi livelli di criticità raggiunti dalla diffusione del Covid-19 in Italia. Si sono così distinte tre diverse aree, inizialmente tre zone: la zona gialla, la zona arancione e la zona rossa, a cui successivamente, in corrispondenza del nuovo DPCM del 28 febbraio, se n'è aggiunta un'altra, la cosiddetta e ambitissima zona bianca. Per ciascuna di queste zone sono state definite delle norme comportamentali, ma sicuramente il Comitato Tecnico Scientifico non ha avanzato delle proposte di titoli da leggere né in zona gialla, né in zona arancione, né in zona rossa, ed è per questo che la rubrica Ponti prova a porci rimedio. Partiamo oggi con la zona gialla, che attualmente si trova a ricoprire quasi l'intera superficie italiana. Il libro che ho pensato per voi oggi è appunto Giallo Cromo di Aldous Huxley, il romanzo d'esordio del noto scrittore britannico, pubblicato nel 1921 e arrivato in Italia una decina d'anni circa più tardi, cioè nel 1932. Ma chi è Aldous Huxley? Beh, si può dire innanzitutto che Huxley fu uno dei più importanti e noti intellettuali del secolo scorso, uno scrittore ma anche un filosofo, e una figura alquanto misteriosa, tant'è che fu attratta dal misticismo, da una spiritualità in lui innati, e poi anche una figura estremamente sperimentatrice, tant'è che arrivò addirittura a sperimentare l'utilizzo degli psichedelici come strumento per la ricerca interiore e l'ispirazione letteraria. A questo tema infatti dedicò un'opera saggistica intitolata Il libro della percezione. Quanto a Giallo Cromo, si può dire che questo romanzo contenga in nuce, in nucleo, tutta una serie di elementi che successivamente verranno ripresi e sviluppati in opere più tarde, come il romanzo Foglie secche del 1925, oppure il suo capolavoro indiscusso, cioè l'opera distopica Il mondo nuovo del 1932. Giallo Cromo sostanzialmente racconta di una vicenda abbastanza banale, cioè di una vacanza estiva di un gruppo eterogeneo di individui. Ma proprio questa eterogeneità è in grado di garantire all'intreccio una stravaganza e una paradossalità tali da renderlo inimitabile. Su tutto regna l'ironia e il sarcasmo che sono in grado di mettere a nudo le mode e i capricci del tempo, come solo un grande scrittore sa fare. Inoltre, la scelta dell'ambientazione non è per nulla casuale, in quanto la residenza di Cromo non è altro che una trasposizione letteraria della dimora di Garsington Manor, dove appunto Huxley con l'amico Thomas Stearne Eliot erano soliti riunirsi per scrivere. Senza svelarvi nulla di più, vi aspetto la prossima settimana con un altro consiglio su cosa leggere in zona arancione, sempre con la rubrica Ponti. Nel frattempo, per stuzzicarvi ulteriormente, vi lascio con una citazione di Giallo Cromo. A presto!